Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla 21esima giornata del campionato di Serie B. Girone è in scena, la sfida tra la Mediterranea Cagliari e l'Istori Roma 3Z. Sta tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio di gara che è d'inizio, che arriva in questo momento. Pallone però toccato in malo modo da Caso, che poi viene saltato ancora da Messina. Palla in diagonale dove c'è il gol del capitano Cerchiari. C'è la ripartenza con Filipponi che sbaglia il tocco, adesso rilancio lungo, adesso Zerrenato, c'è il tocco, il gol, perché c'è la deviazione, c'è la deviazione di Zerrenato e poi quella di Abo. Il gol è in concomitanza tra Ferraro con il rilancio con le mani e Zerrenato che la spizza di testa, arriva subito il pari per la Mediterranea. Due uomini in barriera a copertura di un palo, a fianco Ferraro, a fianco a Ferraro Porru, mentre c'è la conclusione deviata con il gol, conclusione deviata da Anselmo San. Adesso palla dentro, Casu si perde l'uomo e c'è il gol con l'esterno e la doppietta per Cerchiari. In questi 2 minuti e 12 secondi adesso Rafinha, Zerrenato ancora per Rafinha, il controllo, il destro e c'è il gol del momentaneo 3-2 per la Mediterranea con Rafinha. Oh, protegge il pallone Zerrenato, prova a girarsi, lo scarico per Rafinha, ma c'è l'intervento con il pallone che rimane là, Ferraro perde il contrasto, c'è il gol di Filipponi. Girandola di cambi, fuori Casu e Rafinha, dentro Sanna e Lai, adesso palla giocata lì e la mette sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta con un gran gol, il numero 10 Biasini per il 5-2 in favore dell'Istori, anzi non è Biasini ma il numero 11 Carlettino. Rimessa laterale già effettuata, adesso palla in parallela dove c'è la girata di Giubilei che incrocia molto bene, incrocia molto bene Giubilei per il gol del 6-2. Cambi con Arraiz, Zerrenato e Sanna fuori, giocatori un po' più rapidi per il pressing. Adesso pallonetto, c'è il tocco morbido con il gran gol del numero 29 Messina, questa è una gran giocata. La parte opposta ancora per Sanna, la finta di Versace per Arraiz, il destro, c'è la parata del primo difensore Luca Costantini, ottimo l'intervento. Adesso c'è il gol dalla distanza ancora di Carlettino, palla che non era uscita in rimessa laterale. Carlettino, palla dentro, ancora due volte su Sanna. Termina qui l'incontro.